Che cosa cambia realmente con l'abrogazione di Equitalia? Ci saranno realmente benefici per i cittadini? Cosa realmente sta accadendo e accadrà con queste manovre? Queste e molte altre domande hanno trovato risposta mercoledì 7 giugno a Guia di Valdobbiadene. Il futuro allo stato attuale, per quello che si vede della nuova struttura, non cambierà radicalmente, cioè quello che preoccupa i cittadini, cioè il modo di agire di Equitalia, in realtà con l'Agenzia delle Entrate e Riscossione le cosiddette regole di ingaggio non cambiano. Non cambia l'onere di quella riscossione, perché abbiamo visto che l'aggio in realtà ha cambiato meramente nome, ma continua a permanere. C'è in più rispetto a prima un accentramento di potere preoccupante, tutto in un ente e in una persona che lo dirige, e c'è soprattutto la possibilità di Equitalia di accedere a un numero di banche dati e di procedure di pignoramento presso terzi che prima non aveva. Quindi, se possiamo immaginare un peggioramento, certamente sì, è questo. Il pubblico ha così potuto avere chiarimenti e suggerimenti da parte di esponenti ed esperti del settore, coordinati dall'ormai noto imprenditore Cesare De Stefani. Quando un esercito marcia contro una città e vede che c'è un altro esercito che marcia contro la stessa città, la cosa migliore da fare è stringere alleanza. Questo stiamo dicendo. Dobbiamo stringere alleanza con chi all'interno della pubblica amministrazione vuole un'amministrazione legale che risponde alla legge, e con chi fuori dalla pubblica amministrazione vuole le stesse cose. Questa è l'unica cosa da fare in questo momento. Noi stiamo lottando contro questo sistema di fronte ai tribunali, di fronte alla Corte Costituzionale, e quindi chiediamo di essere sostenuti. Poi ci sono le altre realtà all'interno del Parlamento e all'interno addirittura di certe compagini governative che vanno sostenute anche quello. Uno si deve fare, adesso non posso fare campagna politica, però è facile individuare chi si oppone a questo sistema e va sostenuto. A dimostrazione dell'importanza della serata, anche la presenza di alcuni esponenti politici, quali il consigliere regionale Antonio Guadagnini, Riccardo Scattaretico, segretario provinciale di Scelta Civica per l'Italia, e alcuni sindaci dei paesi limitrofi. Dunque, l'Agenzia delle Entrate fa accertamenti per 60-70 miliardi, che sono l'equivalente di 3 o 4 finanziarie messi insieme. Accertamenti, cioè dire che presume che i contribuenti, per il 90% piccoli imprenditori, abbiano evaso un tot. Da questi 60-70 miliardi l'agenzia ricava 7-8 miliardi. Come li ricava? Prospettando ai contribuenti che se non pagano per esempio 10 dovranno pagare alla fine 30-40, se poi ci aggiungiamo anche i costi provvisionali arriviamo anche a 40-50. Bene, questa attività che se noi la spalmiamo, se noi la applichiamo a decine di miliardi, come ho detto prima, io ritengo che sia, ferma restando la buona fede dei funzionari, che insomma quella è fuori discussione, credo che sia oggettivamente l'attività estorsiva più grande di tutti i tempi a questo punto. È un'attività estorsiva che mette in ginocchio le imprese, che le impaurisce e che fa sì che il nord del paese, che è ricco di piccole imprese, vada a faccia alla fine del sud, perché al sud l'economia non ha mai funzionato, perché c'è il pizzo, perché c'è il ricatto. Se noi questo tipo di pratica la pone in essere lo Stato, con la compiacenza dei politici che hanno varato, anche perché c'è anche un problema di leggi qua che sono state varate e contro le quali legge e contro le quali prassi la nostra politica, i nostri consiglieri sia regionali sia i parlamentari, parlo anche dell'opposizione, nessuno fa niente, perché pensano che tanto comunque la piccola impresa di soldi da pagare ne ha, mentre invece assistiamo a
centinaia di migliaia di imprese che chiudono e fra un po' sarà finita. Non dimentichiamoci che la piccola impresa è il pilastro dell'economia e dell'occupazione, e questo è il più grande suicidio della storia che stiamo facendo, ripeto, con accertamenti dell'Agenzia delle Entrate, sostanzialmente, ancorché non formalmente, diciamo, estorsivi.